prepariamo insieme il couscous, una pietanza, una specialità araba molto conosciuta nella zona del Trapanese. Allora, iniziamo con la fase dell'incocciatura. Cosa si fa? Intanto si deve acquistare la semola che appunto si trova dalle nostre parti. E ne ho pesato 250 grammi ed è la semola di grano duro rimacinato molto grossolana. Vado a versarne un quantitativo qui in un'altra ciotola e aggiungo un pochettino di acqua. Adesso con una mano comincio a, diciamo, a girare così in maniera circolare in modo da raggrupparla, farla diventare grumosa. Aggiungo un altro po' di semola, aggiungo ancora, posso metterla anche un po' così, un po' a pioggia, aggiungo un po' d'acqua, all'incirca se ne andranno più o meno un 140-150 grammi di acqua all'incirca, che si assorbe per poter fare su 250 grammi di semola 140 di acqua. Quindi con questo procedimento andiamo a creare, diciamo, come se fossero dei grumetti. Metto un altro pochettino e abbiamo quasi terminato. Adesso questa è la grana, diciamo, della semola. Anzi, è risultata un po' bagnata, quindi aggiungiamo un altro pochettino. Così la faccio asciugare un po'. Il quantitativo d'acqua è, diciamo, ogni volta può essere diverso in funzione della semola che si acquista. Una volta creati, diciamo, l'incocciatura, questa è la grana del couscous, andiamo a disporla su una spianatoia con una tovaglia in modo che assorba l'umidità in eccesso. Dopo aver incocciato un chilo di semola, l'acqua, abbiamo detto più o meno un 140 grammi, però approssimativa in base a quello che la semola si è presa, la vado a distribuire sulla spianatoia e la lascio una mezz'oretta qui sulla tovaglia, la tavola, che assorbirà l'umidità in eccesso. Ho trasferito la semola incocciata dalla tovaglia in una ciotola capiente. Adesso pensiamo a condirla, quindi vado a mettere un po' di sale. Diciamo, siccome c'è quasi un chilo di semola, abbondo un attimino, in una manciata di sale, una presa si dice di sale, aggiungo un altro pochettino, ok, qui si dice quanto basta, e mettiamo anche un po' di spezie, in questo caso un po' di noce moscata e anche un po' di cannella. Queste daranno profumo al couscous e mescoliamo il tutto. Aggiungo anche, ho messo qui due cipolle medie fatte a pezzettini o una cipolla grande e olio di oliva abbondante e andiamo mescolando così da profumare e insaporire la semola. Penso più o meno saranno 30-40 grammi di olio. Mescolo per bene. Una volta mescolata andiamo a trasferirla nella couscousiera. Dopo aver condito per bene la semola incocciata, andiamo a trasferire questo nella nostra vaporiera, che in questo caso, sto facendo vedere il secondo livello della nostra vaporiera, ho diciamo, messo un foglio di carta forno in modo che la semola non passi attraverso i fori e andiamo a inserire la nostra semola nella vaporiera. Quindi in questo caso la vaporiera la useremo a un livello soltanto. Adesso vi presento il pezzo di sotto della nostra vaporiera che contiene, in questo caso ho messo 2 litri di acqua, ho messo i gambi più duri del cavolfiore con le foglie più dure e mezza cipolla in modo da rendere il vapore più profumato. Andiamo a posizionare il primo cestello della vaporiera che utilizzeremo appunto per fare il couscous. Ho messo 800 grammi di semola incocciata, quindi come vedete ancora c'è spazio, potremmo fare benissimo un chilo di couscous. Il bowl
bordo della nostra vaporiera, siccome si sigilla con la pentola sovrapposta, non ha bisogno della classica, diciamo, striscia di pasta che viene messa quando si fa il couscous per evitare la fuoriuscita di vapore nella parte laterale. Adesso andiamo a posizionare anche delle foglie di alloro che renderanno più digeribile il couscous e molto profumato. Quindi le possiamo inserire così a piacimento, quantitativo a piacere. Più ce ne sono, più profumo ci sarà. E adesso andiamo a posizionare anche dei pezzetti, ho preso delle roselline di cavolfiore, e le andiamo a mettere sul couscous. Ovviamente questa è una parte del cavolfiore, perché un'altra parte verrà utilizzata per preparare il brodo che poi servirà per bagnare il couscous. In questo caso il couscous di oggi è il couscous col cavolfiore. Ci sono diverse, diciamo, ricette col couscous, può essere fatto di verdure, può essere fatto, può essere fatto di carne e soprattutto quello più buono è quello di pesce. Adesso che abbiamo completato, diciamo, la composizione della nostra semola, andiamo a chiudere col coperchio 25 e accendiamo a fiamma alta per generare il vapore necessario che servirà per la cottura del couscous. Ricordo che il couscous è una pietanza che si cucina interamente a vapore. Dopo aver tenuto a fiamma alta per alcuni minuti, circa 5-6 minuti, ecco che esce il vapore dai fori e quindi abbassiamo la fiamma e lo lasciamo cuocere per un'ora. Mentre il couscous sta cuocendo, passiamo a preparare il brodo. Utilizzo la casseruola 28 cm perché è molto capiente e vado a mettere la base del soffritto. Qui ho messo due cipolle tritate con due carote e tre coste di sedano. Aggiungiamo un bel po' di olio per soffriggere velocemente questa, insaporire le verdure. Con Magic Cooker il soffritto ovviamente non fa male, quindi perché rinunciare? A questo punto chiudiamo e accendiamo a fiamma alta qualche minuto, giusto il tempo di ammorbidire le verdure. Adesso spengo il gas, aspetto qualche secondo e scopro per inserire dentro le verdure stufate, diciamo, il cavolfiore fatto a rosette più piccole. Quindi scopro e versiamo il cavolfiore. Tanto, anche questo è il couscous col cavolfiore, quindi deve essere abbondante. Andiamo a dare una bella mescolata per insaporire. Tempo riaccendo anche il gas, così riprende la cottura e andiamo ad aggiungere la passata di pomodoro per colorire e un litro d'acqua. Di acqua, questo qua servirà poi per bagnare il couscous. Quindi sto mettendo 2 litri di acqua più una bottiglia, quindi sono quasi 3 litri di liquido. Aggiungiamo un po' di sale, tanto metto 2 cucchiaini e poi vediamo casomai si aggiusta. È una mescolata. Copriamo con il cooker e lasciamo a fiamma alta finché esce il vapore e poi abbasseremo la fiamma fino a completare la cottura. Ed ecco che esce il vapore dal brodo che abbiamo preparato, quindi si è alzata anche la calotta, allora mettiamo a minimo e lasciamo cuocere per almeno 20 minuti. Sono trascorsi 20 minuti a fiamma bassa, abbiamo fatto cuocere il condimento, quindi il brodo col cavolfiore, adesso spegniamo e lasciamo calmare un po' i vapori. Nel frattempo sono trascorsi anche 60 minuti da quando diciamo, è stato messo in cottura il couscous, quindi spengo
e vado a scoprire muovendo il coperchio in orizzontale, perché il coperchio è pieno di condensa, per non farla cadere e bagnare la semola che è stata incocciata. Adesso faccio vedere come viene sgranato. Questo è il risultato del nostro couscous cotto. Io provvedo a togliere le foglie di alloro e verserò questo couscous in una, diciamo, in un recipiente molto capiente, dove lo bagnerò con il sugo, il brodo che abbiamo fatto. Questo è il risultato del condimento, quindi del brodo con il cavolfiore finito, cottura ultimata, che adesso servirà per poter innaffiare il bagnare il couscous e lasciarlo riposare. Ho versato il couscous ormai cotto, la semola, diciamo, incocciata, nell'apposito, diciamo, contenitore siciliano chiamato Mafararda, dove anticamente veniva appunto trasferito il couscous dopo la cottura per poter essere bagnato e passare in, diciamo, nella posizione di riposo. Quindi con una forchetta provvediamo a sgranarlo bene. Ho provveduto a togliere, ogni tanto rimane qualche fogliolina d'alloro e la togliamo. Il cavolfiore chiaramente si è stracotto nel tempo, ma ha insaporito per bene la nostra semola. Allora adesso provvediamo a innaffiarla e quindi mettiamo dei mestoli di condimento abbondante. E diamo una mescolata per poterlo insaporire tutto per bene. Metto un po' di brodo. Parte del brodo dovremo lasciarlo in disparte, perché servirà per accompagnare poi a tavola il piatto finito, per chi vorrà ulteriormente lo gradirà più bagnato. Quindi viene mescolato il tutto. Adesso faccio un'altra copertura di brodo e lo lascio a riposare almeno mezz'ora. Ci vanno circa 3 litri di brodo, perché la semola se l'assorbirà. Più il couscous è riposato, più sarà buono e anche digeribile. Bene, adesso provvedo a mettere un nostro finaccio, lo copro, e una coperta per tenerlo in caldo. Sono trascorsi 40 minuti di riposo, adesso togliamo la coperta che serviva per tenerlo in caldo, togliamo la tovaglia che lo isolava e adesso ritroviamo il nostro couscous che è bello riposato. Quindi vedete, si è assorbito tutto quel liquido che avevamo anche messo e si può già anche impiattare. Adesso facciamo la nostra porzione, ovviamente abbondante, e copriamo con un po' di brodo col cavolfiore che abbiamo tenuto in caldo. Così. E a parte a tavola verrà servito anche un brodo in una tazza con un cucchiaio per poterlo bagnare ulteriormente per chi lo gradisce. Buon appetito!